Lei ha chiamato Rete Veneta. Sì, per far vedere questo. E le spese enormi che c'è sta. Tutto è. Perché se la roba serve da fare, per carità, serve e se fa. Ma spreco così, no. Siamo a Campo San Martino, qui in via Mazzini da 3 mesi Ruspe lavorano per far diventare quello che era un semplice piccolo canale in una fossa profonda 4 metri e larga 14. Un progetto mai condiviso con i residenti che si sono visti espropriare della terra per creare quella che definiscono un'opera inutile che porterà davanti a casa loro un fiume dove non serviva. In zona industriale ho proprio chiesto che quando che piove tanto, tanto, che se nella strada 5 cm d'acqua. La scusa è che devono togliere l'acqua a Curtarolo, perché Curtarolo va sotto acqua, ma Curtarolo non è Campo San Martino. E hanno fatto delle zone industriali senza scarichi di acqua. E adesso passano dove decidono loro. Un'opera da 1.600.000 euro. Si sarebbe potuto spendere la metà, spiegano i residenti, utilizzando gli scatolari, oppure allargando il canale della Piovetta che già esiste in zona industriale. I lavori sono stati appaltati al consorzio Acque Risorgive, contro cui i residenti di via Mazzini ora si scagliano. È come Venezia, Gaian, tutti i compagni, Guido, tutti uguali il comune. Poco più in là lo scarico del canale si congiunge con un altro canale scavato che arriva in Brenta. Noi avevamo parlato con quelli del consorzio ancora all'inizio, però ci avevano detto, visto che non c'era una inferriata prima, non serve neanche adesso. Però adesso il fosso è più grande, insomma. A far imbestialire ancora di più i residenti è che poche centinaia di metri più in là, un altro consorzio, che fa capo a Cittadella, sta lavorando ad un altro canale. Non basta? Si chiedono.